A proposito dell'ospite canoro che abbiamo qui ed è Lorenzo Arena. Lorenzo Arena è un giovane. Quanti anni hai, Lorenzo? 32 22? 32. 32, 32 Anche se anni. me ne danno 22. 32 anni, è di Augusta Sì. ed è un cantante che ci autorizza a dirlo, è nato con una disabilità non vedente, cioè fin dalla nascita. No. Ci Allora, sono diventato più avanti. ah, sei diventato Sì, dopo, sì, sì. quindi diciamo che hai avuto questa malattia che è diventata poi invece una tua risorsa, perché tu ti Sì. sei impegnato ulteriormente, Sì. perché non ti ha piegato questa cecità, No. tant'è che, raccontalo tu. Anzi, mi ha dato più forza di andare avanti, di impegnarmi di più e per anche dedicare questi miei brani a tutte le persone che sono come me, diciamo, sono diventati come me, perché c'è chi ci è nato e c'è chi anche come me nel tempo ci è diventato. Ecco, tu attualmente hai guadagnato il 50% Sì, della vita. anche se non mi avevano dato più speranze. Invece, Chi non ti aveva dato più speranze? la prima volta venni qui a Siracusa, l'ospedale di Siracusa, però giustamente si era avanzato il mio problema, causato dal diabete. Lo diciamo perché giustamente dice com'è il diabete, retinopatia diabetica. E niente, non mi, Quindi una mattina mi sono stavi per svegliato. perdere la Sì, vista. una Ecco, mattina mi sono svegliato e non ci ho visto più. Una mattina. Di tu sei padre di quanti bambini? due figli, Di due di due bambini. Ecco, splendidi figli, maschio e una femminuccia. e quindi immagino le difficoltà nel crescere anche i figli Sì. con un padre che ha questa disabilità, però ripeto, la forza che hai avuto deve essere da stimolo anche per coloro i quali ci stanno guardando a casa Certo, in questo certo. momento, no? Certo, di dare più forza anche, Ecco, come ho questo ti ha ripetuto. portato poi pian pianino a coltivare degli interessi Sì, che sì. spaziano un po'. Oltre alla musica, tu di che cosa ti occupi? No, io mi occupo della musica, ho fatto anche in passato, però sono stato nei villaggi turistici, sempre per i bambini, e faccio tanti bei videoclip dedicati anche al mio paese, ho fatto 0931 che è dedicato proprio ad Augusta e tutta la provincia, il Insomma, il prefisso, prefisso diciamo. era Sì, selettivo. Senti, sì, sì, sì. abbiamo preparato noi un trailer. Senza tali ari, così si intitola questo brano, che ti commuove sempre, Sì, vero? come già mi è capitato in questo momento, mi sono commosso perché vedere adesso che ce l'ho fatta, per vedere lì ancora non è che ci vedevo bene quando abbiamo fatto questo video, dove dice non bozzicare che i miei figli, no? È un brano in siciliano perché è la mia storia, poi ovviamente l'ho trasformata anche nella storia di qualsiasi persona che ha passato quello che ho passato io, che sta passando fino adesso quello che ho passato io, però io ce l'ho fatta. L'importante è questo, voglio dare più forza con questo Professore brano. Vinciullo.